Nell'episodio precedente parlavamo del digital marketing come di un viaggio. Ogni viaggio che si rispetti ha bisogno almeno di due elementi: la destinazione o le destinazioni da raggiungere e poi una serie di strumenti utili per farsi spazio in un mondo che c'è nuovo. La nostra destinazione in questo caso corrisponde a un obiettivo: riuscire a costruire una strategia di marketing digitale integrata, cioè nella quale tutti gli elementi siano presenti e in relazione tra loro, per offrire ai consumatori servizi, contenuti e canali che gli siano utili, dentro i quali cioè abbiano voglia di intrattenersi o acquistare. Gli strumenti invece sono tanti e diversi. Alcuni ci serviranno sin dalla partenza, altri li utilizzeremo più avanti, proseguendo il nostro percorso. Per capire insieme quali siano i principali, facciamo un gioco e pensiamo alla quotidianità di un utente qualsiasi nel 2021. Quest'utente potresti benissimo essere tu. In ordine sparso durante la giornata ti capiterà di controllare le mail. Nella tua casella ci saranno comunicazioni che arrivano dalla tua rete di contatti, altre che arrivano da parte di brand a cui hai, più o meno consapevolmente, lasciato i tuoi dati. Sì, magari a volte non te lo ricordi, capita. È per questo che ti hanno inviato una newsletter contenente una storia o una promozione a te dedicata. Adesso sta a te scegliere quanto tempo dedicargli. Nei momenti liberi è verosimile che tu faccia un giro sui canali social a cui sei iscritto, facendo scrolling tra le foto e gli stati che la tua rete di amici ha pubblicato: immagini di vacanze, animali domestici, coppie felici, piatti fotografati dall'alto. Ma ecco che nel flusso di questi pezzi di vita compaiono contenuti sponsorizzati che rispondono ai tuoi interessi, alle ultime ricerche o agli acquisti che hai effettuato online. Ovviamente tra i contenuti nei quali ti imbatterai ci saranno anche quelli degli influencer e dei personaggi noti che hai deciso di seguire. Parlano di se stessi, mostrano prodotti in modo più o meno velato. A volte ti conquistano, altre ti annoiano. Nei momenti in cui vuoi informarti, navigherai online, visiterai i tuoi siti di informazione preferiti. Eccoli lì ad attenderti, i banner pubblicitari, che a volte sono fastidiosi, e che ti invitano a cliccare per scoprire di più. E se hai voglia di comprare online, ci sono gli e-commerce. Ti ricordano quella volta che hai ordinato qualcosa, ti suggeriscono quello che potrebbe piacerti. È una modalità di acquisto diversa che a volte segue l'impulso, altre ti fa impiegare giorni e giorni per scegliere tra infiniti modelli disponibili. Ecco che nel semplice scorrere della giornata di un utente tipo abbiamo evidenziato alcuni degli ambiti principali del digital marketing: il web, i social media, l'advertising online, le comunicazioni dirette gestite all'interno di quel grande mondo che si chiama CRM, Customer Relationship Management, l'influencer e l'e-commerce. Non sono i soli naturalmente, perché in questo grande panorama che stiamo esplorando ci sono anche la SEO e la SEM, cioè gli ambiti che riguardano l'ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca, i web analytics, la scienza di misurazione dei dati che provengono dal web, e altre tecniche di marketing come la lead generation, cioè la generazione di contatti web che possono convertirsi da potenziali clienti in clienti. E poi il location-based marketing, le strategie di marketing digitale focalizzate sulla targetizzazione degli utenti a partire dai luoghi fisici, attraverso piattaforme e app basate su geolocalizzazione. Tutti questi microambiti, che nei prossimi episodi analizzeremo anche in relazione alle professioni che oggi li popolano, funzionano insieme, si connettono tra loro come parte di un'unica esperienza sfaccettata che ogni giorno tutti facciamo semplicemente navigando online. Lo abbiamo detto nel primo episodio, parlando proprio del mondo omnichannel. Che cosa rende uniche tutte queste strategie? Prima di tutto la selettività. Quel messaggio è rivolto a gruppi di consumatori che condividono determinate caratteristiche. La personalizzazione. Il messaggio è basato su abitudini e comportamenti individuali. E poi l'interattività. L'azienda invia messaggi al consumatore e il consumatore risponde con altri messaggi in un dialogo costante. Ecco perché, rispetto al marketing offline che è fatto di promozione, il marketing digitale è fatto di relazione. Ed è una relazione ormai così naturale da nascondersi nelle nostre azioni più comuni. Lo vedremo anche nel prossimo episodio.